Ben ritrovato da Computational Mindset e Preparazione 2.0. Questo è il quinto appuntamento della serie dei 14 video dedicati alla computazione quantistica realizzati da Preparazione 2.0 per Computational Mindset. Se non hai visto i primi quattro video, trovi il link in descrizione. In questo appuntamento mi piacerebbe approfondire le proprietà degli spazi vettoriali a cui appartengono le funzioni di stato e dunque degli spazi di Hilbert, cercando allo stesso tempo di richiamare alcuni concetti di base che però sono fondamentali per trattare da un punto di vista formale gli aspetti peculiari della computazione quantistica. Iniziamo con alcune definizioni di base. Innanzitutto diremo che uno spazio vettoriale complesso è detto spazio con prodotto interno, chiamato anche prodotto scalare, se esiste un'applicazione che associa ad ogni coppia di elementi dello spazio vettoriale un numero complesso, tale per cui valgano le seguenti proprietà. Il prodotto interno tra un elemento e se stesso è sempre maggiore o uguale a zero, è uguale a zero se e solo se l'elemento è uguale a zero. Sempre in riferimento al prodotto interno tra un elemento e se stesso, diremo che è uguale a zero se e solo se l'elemento è nullo. Se nel prodotto interno si commutano gli elementi, questo sarà uguale al suo complesso coniugato. Vale la proprietà associativa, vale la proprietà relativa al prodotto per scalare, dove generalmente lo scalare lambda è un numero complesso. E vediamo che se lambda è applicato al secondo elemento, allora otterremo davanti la moltiplicazione per il suo complesso coniugato. Inoltre, il prodotto interno tra due elementi dello spazio vettoriale è nullo per ogni secondo elemento, se e solo se il primo è nullo. Da quanto abbiamo appena detto, è facile intuire che il prodotto scalare è lineare rispetto alla prima variabile. E quindi questa applicazione può essere vista come un funzionale lineare sullo spazio vettoriale considerato. Ora, a partire dalle proprietà elencate, possiamo definire una norma sullo spazio vettoriale H, che come vediamo si annulla solo se A è uguale a 0 ed è positivamente omogenea, cioè è tale che la norma di lambda per A è pari al modulo di lambda per la norma di A, dove ricordiamo che A appartiene allo spazio vettoriale, mentre lambda è uno scalare tipicamente complesso. Per la norma vale la disuguaglianza di Schwarz, per cui quindi il modulo del prodotto scalare è minore o uguale al prodotto delle norme, mentre il simbolo di uguaglianza vale soltanto se A è ottenuto come moltiplicazione per scalare di B. Sempre in riferimento alle proprietà della norma vale anche la disuguaglianza triangolare, da cui quindi otteniamo che la distanza tra due elementi dello spazio vettoriale può essere espressa in termini di norma, considerando anche ovviamente un terzo elemento sempre dello spazio vettoriale considerato. A questo punto diremo che uno spazio vettoriale in cui è possibile definire un prodotto interno e quindi una norma, proprio come abbiamo visto qualche istante fa, è detto spazio di Hilbert se è anche completo. Esempi di spazi di Hilbert maggiormente utilizzati in meccanica quantistica e quindi anche in computazione quantistica sono lo spazio complesso di dimensione n, lo spazio delle funzioni complesse di variabile reale quadrato integrabili, e lo spazio delle successioni complesse quadrato sommabili. A questo punto, presi i due elementi A e B dello spazio di Hilbert, diremo che questi sono ortogonali se il loro prodotto scalare è nullo. A questo punto consideriamo un sottospazio vettoriale M dello spazio dato e definiamo lo spazio ortogonale come l'insieme di tutti gli elementi dello spazio vettoriale H di partenza, che sono ortogonali a qualunque elemento dello spazio vettoriale di partenza. A questo punto quindi diremo che un insieme B di elementi dello spazio vettoriale di partenza costituisce una base ortonormale se sono linearmente indipendenti, hanno tutti norma unitaria, sono ortogonali tra loro e la loro chiusura lineare genera tutto lo spazio vettoriale di partenza. A questo punto ricordiamo che in un generico spazio vettoriale dotato di norma che chiamiamo H,
Le applicazioni lineari definite in H a valore complesso o eventualmente reale sono chiamate funzionali lineari. Ora diremo che i funzionali lineari sono limitati se risultano esserlo sulla bolla unitaria dello spazio vettoriale considerato. In generale possiamo affermare che i funzionali sono limitati se e solo se sono continui, cosa che generalmente accade se e solo se sono continui nell'origine. L'insieme dei funzionali che risultano essere limitati e continui nello spazio vettoriale considerato H costituisce di per sé uno spazio vettoriale complesso o reale se si definiscono contestualmente una somma e un prodotto per scalare in modo puntuale. Cioè, in questo spazio dei funzionali lineari limitati, effettivamente questa scrittura è una norma. E lo spazio vettoriale dei funzionali lineari continui viene chiamato spazio duale di H e generalmente è denotato con H con questo apice tipo crocetta. Dobbiamo anche sottolineare che tutti gli spazi duali sono anche spazi di Banach, il che vuol dire che sono sia dotati di norma e anche completi. Ora, nel caso particolare in cui lo spazio vettoriale che stiamo considerando è uno spazio di Hilbert, allora vale il teorema di Ries, per cui se H è uno spazio di Hilbert sul campo complesso e F definito in H a valori complessi è un funzionale lineare continuo, allora esiste un elemento dello spazio vettoriale tale che il funzionale valutato in B è pari al prodotto scalare tra A e B, dove abbiamo detto che A è un elemento di H e lo è ovviamente anche B. In maniera alternativa possiamo affermare che esiste un unico elemento di H, tale che il suo duale nello spazio duale sia dato appunto dal prodotto scalare tra A e B. Ora, grazie a questo teorema riusciamo ad osservare che l'applicazione lineare F da uno spazio al suo duale è un isomorfismo isometrico, cioè è un'applicazione lineare che conserva, oltre all'addizione al prodotto per scalare, anche il prodotto interno, dunque è un'isometria. In questo caso, quindi, la norma del funzionale nello spazio duale è pari alla norma dell'elemento nello spazio H, mentre il prodotto scalare tra i valori dei due funzionali nello spazio duale è pari al prodotto scalare tra i valori dei relativi elementi dello spazio H. Infine, possiamo definire raggio o raggio vettore in uno spazio vettoriale appunto H, tutte le classi di equivalenza dei vettori dello spazio vettoriale rispetto alla moltiplicazione per scalare, cioè preso un vettore A, il suo raggio di appartenenza sarà dato dall'insieme di tutti gli elementi dello spazio H ottenuti moltiplicando l'elemento scalarmente per lambda, dove lambda è un qualunque complesso ad eccezione dello zero. Ora, se partiamo quindi da questa definizione, possiamo dire che due vettori sono paralleli solo se appartengono allo stesso raggio. A questo punto definiamo operatore su uno spazio vettoriale un'applicazione che è definita nello spazio vettoriale H a valori in H e generalmente gli operatori vengono indicati con la lettera maiuscola. Ora, se vogliamo esprimere l'azione di un operatore su un qualunque elemento dello spazio vettoriale, possiamo direttamente scrivere FA sottintendendo anche le parentesi. Ora, per gli operatori possiamo quindi dare alcune definizioni notevoli. Ad esempio, parliamo di operatore nullo se agendo su un qualunque elemento di H, fornisce l'elemento nullo appunto dello spazio vettoriale considerato. Parliamo invece di operatore identità o semplicemente identità ed è indicato con la lettera I, un operatore che agendo su un elemento di H fornisce l'elemento stesso. Ora diremo invece che è un operatore lineare se
gode appunto delle proprietà di linearità, mentre i due operatori sono uguali se agendo sullo stesso elemento di H forniscono lo stesso valore. Parleremo invece di operatore aggiunto e lo indichiamo appunto con sempre con questo apice con la crocetta sopra, se il prodotto scalare tra l'aggiunto applicato ad A e B è pari al prodotto scalare tra A e l'operatore per B. In particolare, se un operatore uguale al suo aggiunto, allora questo operatore si chiama ermitiano autoaggiunto. Inoltre diremo che un operatore è unitario se l'aggiunto è uguale all'inverso dell'operatore di partenza. Per cui, ricordando che il prodotto tra l'inverso dell'operatore e l'operatore stesso fornisce l'identità, per cui il prodotto scalare ottenuto tra FA e FB, quindi applicando l'operatore a due elementi distinti di H, lo possiamo vedere come prodotto scalare tra aggiunto dell'operatore per l'operatore stesso per A e B, che poi è uguale al prodotto scalare tra gli elementi singoli A e B. Da questo quindi possiamo anche affermare che gli operatori unitari sono isometrici invertibili. Mi auguro che questo video sia stato di tuo gradimento. Ti aspetto nel prossimo appuntamento in cui continueremo ad analizzare gli spazi di Hilbert, focalizzandoci però sulla notazione di Dirac. E dunque parleremo dei vettori di stato ket e degli spazi di Bra. Un saluto da Computational Mindset e Preparazione 2.0.